Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Let's Play del canale. Come potete leggere, stiamo parlando di Pokémon Sienna Version, una Chrome che è in fase beta 3.1. Non so bene dove arriverà, comunque ho deciso di portarla perché ho visto qualche screen, uno o due, mi è sembrata abbastanza valida. E niente, direi di iniziare subitissimo. Mi raccomando, prima di iniziare però rispondete alla domanda del giorno e lasciate un bel like per sostenere questa nuova serie. E detto ciò, io non me la sono spoilerata per niente. Questo pezzo qua credo sia uguale all'originale. Non so che cosa ci sia in questa Chrome. Ok, bellissimo sto professore, noto tra l'altro una team che non esiste nei giochi originali. E mi hanno detto che ci sono i Fakemon, cioè me l'ha detto Rocket in realtà. Quindi penso che ci siano i Fakemon. Sentite che bella Lost. Vabbè, insomma, benvenuto nel mondo dei Pokémon. Io sono Maple. Sono comunemente conosciuto con il nome di Pokémon, di professore dei Pokémon. Ok, sì, ci sono i Fakemon. Questo qua è abbastanza tumore, però ci sono. Questo mondo è abitato da creature che conosciamo come Pokémon. I Pokémon possono essere animali oppure combattenti. Come li utilizzo io? Io studio i Pokémon per professione. Ok, perfetto, sembra un'introduzione molto normale. Sembra tipo che abbia quegli occhiali alla Octopus, il personaggio di Spider-Man. Parlami un po' di te, vediamo un po' gli sprite qua come sono. Sei maschio o femmina? Ok, perfetto, vedo lo sprite di rosso. Ma ecco, infatti mi sembrava di aver visto dagli screen che effettivamente abbiamo uno sprite diverso. E signori miei, ho deciso di dare i soprannomi ai Pokémon in questo gioco, perché dopo le cose epiche che sono uscite nella Soul Link ho detto no, basta, d'ora in poi i miei let's play avranno i soprannomi. Ok, quindi il tuo nome è Creepy, esattamente come al solito. Ok, il tuo viaggio sta per iniziare. E perfetto, mi sa che siamo in una casa con una team fantastica. Ok, il fatto che abbiano cambiato le team mi piace tantissimo. Qua c'è una pozione. Guardate che bella la regione. Ok, allora, una cosa che vorrei capire è se c'è la Lega, perché sarebbe abbastanza interessante vedere appunto se si arriva fino alla Lega. Ma qua noto che Cold Forest, ok, Bray Cave. Ah, tra l'altro guardate come sono fatte bene, tipo le caverne che sono segnate così, i boschi segnati così, i passaggi d'acqua che sono segnati così e tipo la Cold Forest che è un puntino. Però direi che ci sta molto come inizio. Qua abbiamo una Wii U anziché il comunissimo GameCube. Ah ok, perfetto, pensavo che mi avesse fermato, invece ci ho parlato inavvertitamente. Scendiamo subito le scale, c'è la madre che ci viene a parlare. Oh Creepy, finalmente ti sei svegliato. I'm afraid I have some... Ah, mi dispiace, ho alcune brutte notizie per te. No, che cosa brutta. Ok, hai presente la tua richiesta per diventare studente? Ah, ok, dovevamo andare a fare gli studenti accanto, ma è stata rifiutata la nostra proposta. Ok, interessante. Era una scuola molto prestigiosa, quindi penso che abbiano lamentato la tua mancanza di esperienza. Ho sentito che alcuni tuoi amici... Ah, ho sentito che il tuo amico dalla porta accanto è stato respinto. Qual era il suo nome? Ah, ok. E vabbè, come non chiamarlo se non... Cioè, voglio dire, per forza, Rocket. Però scritto bene, Rocket, perfetto, eccolo qua. Ovviamente il nostro rivale sarà per sempre Rocket, raga. I remember it fondly know that I've mentioned it. Non so cosa tu abbia detto, cara mia, basta però, ho capito. Devo andare dal tipo della porta accanto. Vediamo un po' la città. Atlantic Town. Oh, esploriamolo un po', così... una palestra! Oh, fanculo, taglio. Ok, qua c'è addirittura il laboratorio del professor Maple, che credo che si pronunci così. Ehi, Creepy, hai sentito... Hai visto Libby da qualche parte? No, ok, perfetto, ciao Libby. Sei tu il mio amico dalla porta accanto, tizio molto swag. Ecco, sì, è lui, è Rocket. Guardate Rocket come è vestito proprio da mafioso. Ehi, Creepy, ho sentito che... Otterrai un Pokémon oggi. Ah, perfetto, buono sapersi, non lo sapevo. Ho una sorpresa che ti aspetta. Ah, ok, devo andare al professore che ha una sorpresa che mi aspetta. Bene, mi fa piacere. Sei tu, Creepy? Vieni, ok, questo professore qua è cieco, pure lui. Oddio, che barba, mamma mia. Cioè, non si fa la barba dal 93 avanti Cristo, ok. Ok, tre Pokémon. Credo che siano degli starter Fakemon, a giudicare da quello che ho visto all'inizio. Ok,
Gramet, che non è neanche bruttissimo, mi ispira tenerezza. Poi c'è, no, ok, questo qua è abbastanza tumore. E questo coso, questa sorta di mucca. Sarei tentato di prendere sto coso qua, signori miei. Effettivamente, devo dire che non sono malaccio come starter, a parte quello di acqua. Sono molto indeciso fra 1 e 1-2. Perché questo qua forse potrebbe diventare forte. Se il coso... Oddio! mi è appena partita la voce in Molise, scusatemi. Però no, raga, mi ispira questo qua di erba, allora andrò a prendere lui. Ditemi voi chi avreste preso nei commenti. Questo Pokémon ha davvero molta energia. Perfetto, vuoi dargli un soprannome? Sì. Oddio, però è tipo bruttissimo. E guardandolo così mi ricorda una cosa. Quindi raga, stop un attimo, vado a cercare il nome di questa cosa che non mi ricordo e poi ci risentiamo. Ok ragazzi, ho scoperto il nome di quella cosa ed è Dargos. Per chi non lo sapesse, Dargos è una tipologia di alieni. Ora, non che io sia un appassionato di ufologia, però guardando i video di un certo Fuoco di Prometeo, che credo che qualcuno di voi conosca, c'è stata una storia riguardante questo alieno qua. E appunto, dallo sprite che è venuto fuori nella roba del soprannome, me lo ricordavo un botto, quindi ho deciso di chiamarlo così. Qua c'è un righello sulla scrivania. Via. Ah ok, ci ha dato pure 5 Pokéball, perfetto caro mio, quindi immagino di poter andare. Hai un'idea? Ok, ok, grazie professore per questa sfida, ok, ci vuole insegnare a lottare. Sei inquietantissimo, non hai le pupille caro mio, o non hai le pupille o sei strabico. E manda in campo Panfant, ok, sì, però caro mio so come combattere. Gioco a Pokémon prima che tu venissi programmato. Dai, no, Lir no, non cominciare, ok? Che culo c'ho la bacca io, allora non hai speranze, caro mio. Livello 6 per il nostro Dargos e impara Razor Leaf, perfetto. Ok, ovviamente visto da qua non mi ricordo per un cazzo quell'alieno, però vabbè, ci sta come soprannome secondo me. Diventerai grande, perfetto, quindi siamo dei predestinati, signori miei. Perfetto, ora vorrei che mia madre mi curasse. Curami. Perfetto, grazie mille. Non ho letto dove dobbiamo andare, quindi aspettate un attimo. Ha parlato di una città che iniziava con la G, che immagino fosse... Non è questa. Ok. Ganges City mi pare fosse. Non vorrei dire una cagata. Comunque immagino di dover andare a nord. Aspetta, Creepy. Ah, ok, ci stava cercando Rocket. E quando ti cerca Rocket sei capisci di essere nella merda. Vedo che hai un Pokémon adesso. Vuoi la tua sorpresa, vero? Prima... Ok, let's play a game. Qualcosa mi dice che lo dovremo affrontare. Mano destra o mano sinistra? Siccome sono affiliato con Satana, direi sinistra. È un Pokédex! Guarda, scommetto che se avessi scelto la destra avrei ottenuto... Avrei ottenuto cosa? Avrei ottenuto un sasso. Una roccia. Un Rocket, ti saresti consegnato a me come schiavo eterno. Detto ciò, a quanti minuti siamo di registrazione? Non ne ho idea perché mi è finita la barra di Camtasia. No, vecchietto di merda, non mi starai mica insegnando come catturare i Pokémon. Oddio, che brutto. Oh, doble. Questo è peggio di Ombone, signori miei. Mamma mia, che brutto. Ok, sbrigati però, caro mio. Questo qua non lo prenderò mai, raga, è orripilante. Mamma mia. TCTV, perfetto, ok, questa qua è una cosa che c'era anche il rosso fuoco e verde foglia. E sì, comunque la ROM di base è proprio quella. Stavo dicendo qualcosa su Rocket, tipo, non mi ricordo. Ormai, cazzo raga, Rocket, faccio più cheat a Rocket che ad altra gente. Ancora qua sei. Creepy, sbrigati. Ciao Creepy, ok, sì, ciao, ma ci siamo visti 30 secondi fa, forse. Mi hai sorpassato, ok, e mi sfidi, giustamente. Madonna, hai già due Pokémon. Allora, Dargos, livello 6, Razor Leaf, shottamelo. Ok, Leer, take le a casa, olè. E poi chi è? No, cazzo, è vero che ci avrà quello di fuoco, non ci ho pensato. Take-le. Vita 1, perfetto. Devastato Rival Rocket, perfetto. Ok, sbrigati. Hai parlato di canto. E io non t'ho seguito per niente. Allora, fatemi andare a curare dalla madre. Perfetto. Vorrei, prima di concludere questo episodio, che lo facciamo direi un po' corto visto che è il primo,
di cercarci qualche Pokémon selvatico per vedere un po' che cosa troviamo. Tipo Folein, che nella sua bruttezza, cioè no, non è bruttissimo, ha una sciarpa al collo, il che mi lascia abbastanza scettico. Però magari adesso, raga, vedo se non ne trovo altri. Proviamo, raga, a catturarlo e poi lo guarderò un attimo per capire anche il tipo, magari. Olè, preso, vediamo un po'. Vuoi dargli un soprannome? Direi di sì. Visto che ha una sciarpa, lo chiamerò... Ok, però c'ha lo sprite di Zigzag, una cosa mi piace tantissimo. Visto che c'ha una sciarpa, lo potrei chiamare Scarf. Così, un po' ignoranza, no? Ed è quello che farò. Mi sembra che abbia una sciarpa e quindi Scarf. Poi, raga, non è neanche detto che lo terrò in squadra. Vediamo un attimo di che tipo è il nostro Scarf. Tipo normale, ok? Quindi è il classico Pokémon di inizio percorso. Ergo, non lo terrò mai. Swablu, che bello! Swablu ci sta, raga. Non lo catturo perché l'ho già usato per conto mio, diciamo. E vorrei farmi una squadra di soli Fakemon in questo gioco, dato che a quanto pare ce ne sono e come. Però, raga, Swablu è uno dei Pokémon Drago, secondo me, più sottovalutato. Cioè, Altaria, in realtà, è uno dei Pokémon Drago più sottovalutato. E niente, signori miei, io direi di proseguire ancora per un attimo. Sfidiamo questo primo allenatore. Quindi, affrontami. Vediamo se c'è una musica di battaglia diversa. No, ok, la musichetta di battaglia è sempre la stessa, ma nel capo Weedle livello 3, oddio, critical, grandissimo Dargos, e poi Caterpie, ok, perfetto, tu sei un pigliamosche poco mainstream, mi dicono dalla regia. Livello 9 per Dargos, che sta salendo benissimo, signori miei, il nostro bellissimo Pokémon. Qua evidentemente c'è solo questo coso, Eratata, ok, perfetto, cioè, perfetto un corno, Tylow, perfetto, anche lui ci starebbe. Ok, quindi non ci sono evidentemente solamente Fakemon, ma anche Pokémon normali. Cos'hai droppato? Dovrebbe essere... Ok, perfetto, hai perso una scale. Però io come farò mai... Non ce la farò mai a ottenerla, caro mio. Però sarebbe ottimo averla, però... Ok, frega cazzi. Cazzo, Great Ball. Appena ho visto quello spazio lì ho detto è qua. E invece no. Affrontami anche tu. Vieni a sfidarmi. Ho solo un Pokémon, ma posso sconfiggerti, tipo. E questo Pokémon è un Seedot. Ho imparato Fully Swipe e non me ne sono neanche accorto. Ok, la cosa che non mi piace è che si è messo a utilizzare pazienza, quindi devo aspettare un attimo prima di attaccarlo. Perfetto, ancora pazienza. Porca troia, porca troia, ho fatto una cagata. Ok, perfetto, però abbiamo retto giù anche questo Seedot. E Dargos che ancora un po' e sale già a livello 10, mamma mia. Niente, ok, abbiamo capito, ci sono solo loro. Cosa? Ah, sei lontano da casa, caro mio, fai attenzione agli ipno tu. Ciao giovane. Non ho capito. Ok, dovrei controllare delle persone sospette. Ok, mi puzza tanto di team malvagio. Signori miei, siamo giunti alla nuova città. E direi che per questo episodio possiamo fermarci qua. Io spero che questo primo let's play... No, non è un primo let's play. Questa prima puntata di Pokémon Sienna Version vi sia piaciuta. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale. Rispondete come al solito alla domanda del giorno che trovate nella sidebar. E passate dai social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.